Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022. Inizio a vedere i primi segnali di vita, o meglio di visualizzazioni in questo caso, dato che appunto siamo live a distanza e siamo qui live, come dicevo, con una nuova puntata della nostra rubrica webinar, perché io questo lo ripeto spesso e lo ripeterò sempre. Non abbiamo soltanto, ecco, la rubrica aggiornamenti giurisprudenziali, diritto civile, diritto penale, ma anche la rubrica webinar con tanti ospiti. Abbiamo avuto tanti ospiti in passato e adesso invece ci stiamo occupando, ecco, in questa fase, in questo periodo, ecco, di un focus dedicato ai nostri studenti che non mancano mai di riempirci di tante soddisfazioni, tante belle soddisfazioni, belle notizie, superamenti di esame avvocato, superamenti di prove concorsuali, corsi di perfezionamento, insomma, tante, veramente tante, tante belle notizie e soddisfazioni che ci giungono dai nostri studenti. Ragion per cui, ecco, abbiamo deciso che anche con la rubrica webinar dialogo con ospite, ospitiamo appunto, ecco, i nostri studenti. In questo caso abbiamo qui con noi stasera l'avvocato Ciro Pepe, nostro appunto ormai ex studente, che ha superato l'esame di avvocato e che qui appunto in qualità di testimonianza del superamento dell'esame di avvocato. Buonasera, avvocato Ciro Pepe. Buonasera, buonasera dottoressa De Rosa Giusi e buonasera a tutti, grazie per l'occasione. Grazie a te assolutamente per aver partecipato e per appunto procedere di qui a poco nella tua testimonianza, importare la tua testimonianza a chi appunto ci sta seguendo. Intanto inizio a leggere i primi commenti e quindi saluto, leggo Giovanna, la saluto, buonasera, devo dire sempre presente, sempre attiva e quindi ti ringrazio per questo. Buonasera ad Antonio. Buonasera anche a Mary, buonasera a Simonetta. Insomma, vedo già un bel po' di persone collegate. Ma prima di entrare nel vivo poi di questo focus e quindi di questa testimonianza, come sempre io procedo a una piccola breve introduzione per magari per chi magari ancora non ci conosce. Allora, noi siamo il Centro Studi Calamandrei, una realtà formativa che ormai si estende sull'intero territorio nazionale, grazie appunto alle iscrizioni di studenti ormai provenienti da ogni zona d'Italia, devo dire dal nord, dal centro, sud, ormai davvero ogni zona d'Italia. Tra l'altro anche con collaboratori da ogni zona d'Italia e anche al di fuori dell'Italia, perché ricordo sempre la cara Mariangela che è no, no, la nostra collaboratrice del team Calamandrei che ci segue direttamente dalla Germania, quindi ormai siamo anche fuori Italia e questo è un motivo davvero di grande orgoglio e oltre che di gran piacere. Ancora leggo commenti da parte di Mary che fa i complimenti a Ciro, complimenti da parte anche di Giovanna. Buonasera Rossella e grazie a te Giovanna come sempre. E quindi dicevo, noi ci occupiamo di formazione, quindi non soltanto superamento, non soltanto chiaramente preparazione al corso di avvocato, ma anche ai concorsi pubblici. Ormai siamo, ecco, in grado di preparare per qualsiasi prova concorsuale, per qualsiasi tipologia di concorso pubblico attraverso la preparazione, direi quasi l'eccellenza dei nostri formatori e attraverso un format specifico che abbiamo ideato, infatti siamo in grado di preparare, come dicevo, per qualsiasi tipologia di concorso pubblico e quindi vi invito a contattarci. Ovviamente poi anche, stesso vale poi anche per il discorso del pacchetto di aggiornamenti, quindi aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento e poi ancora stiamo polo universitario e campus e quindi anche per, insomma, iscrivervi a facoltà e quant'altro.
quant'altro, contattateci perché noi siamo anche polo universitario e campus. Detto questo, vi ricordo gli appuntamenti, dopodiché mi taccio e passiamo direttamente poi la parola all'avvocato Ciro Pepe. Vi ricordo che stasera, oggi noi abbiamo fatto un azzardo, siamo qui live con una doppietta, perché siamo qui oggi live adesso con appunto la rubrica webinar, e poi stasera, quindi tra pochissimo mi rivedete di nuovo online qui con voi e per voi per la rubrica aggiornamenti giurisprudenziali, quindi vi rimando a restare connessi, a collegarvi tra pochissimo alle ore 21 per l'altra rubrica. E poi chiaramente vi ricordo i consueti appuntamenti che appunto vado a ricordare, ovvero la diretta di risoluzione ore 15 prevista per venerdì, quindi per dopodomani, risoluzione traccia del nostro corso di magistratura, un corso che è diciamo stata una novità di quest'anno, che però voglio dire è stata una importante novità, perché in effetti anche per il corso di magistratura tante sono le iscrizioni che stiamo ricevendo ancora una volta, quindi le soddisfazioni che ci stanno giungendo. E poi vi ricordo chiaramente per la giornata di sabato il consueto appuntamento con la diretta di risoluzione tracce, esame appunto del corso esame avvocato di diritto civile e diritto penale. Detto questo, non ho altro da ricordarvi. Ho altro da ricordarvi. Ho da ricordarvi anche che sempre sabato alle ore 17 ci sarà l'appuntamento, la diretta invece che riguarda i concorsi pubblici, l'altra diretta tenuta dall'avvocato Alessio Savarese, dal dottor Andrea De Felice e dalla dottoressa Consiglia Esposito, perché anche come dicevo siamo attivi anche nella preparazione dei concorsi pubblici, e anche quella diretta è gratuita, perché come sapete noi ci teniamo a fornire anche, aprire anche uno sportello, uno spazio dedicato appunto a dirette gratuite. Detto questo, davvero voglio non proseguire ulteriormente nella presentazione, anche perché mi conosco, mi dilungo fin troppo, e quindi andiamo direttamente. Intanto buonasera, complimenti a Ciro, non ho ancora parlato, già arrivano complimenti e questa è una cosa bellissima, quindi vi ringrazio per la fiducia, ma adesso che sentirete parlare arriveranno ancora altri complimenti, ne sono sicura. E quindi dicevo, adesso andiamo subito al dialogo con il nostro avvocato Ciro Pepe. Allora, io parto, nel passarti la parola, parto già da una prima domanda: ma come si è strutturato in concreto l'esame? Prego. Buonasera, buonasera a tutti, grazie alla dottoressa De Rosa Giusi per l'introduzione, e colgo l'occasione per ringraziare gli utenti che hanno formulato i loro auguri nei commenti, grazie di cuore davvero. E allora, diciamo, le modalità di esame sono quelle note almeno da un anno e mezzo, due anni circa, e quindi diciamo la novità sostanziale ha riguardato la prima prova dell'esame di avvocato, come noto, che è stata quindi articolata in un orale sostitutivo delle tradizionali tre prove scritte precedenti. Le tre prove scritte precedenti riguardavano fondamentalmente il tour de force di tre giorni ben noto, in cui si procedeva alla redazione di un parere in materia civile e in materia penale di un atto, e ad oggi causa pandemia, o meglio a partire dal 2021 se non ricordo male, questa modalità di esame è stata sostituita con questa prova orale in cui vi è fondamentalmente la trattazione e l'esposizione di un caso assegnato dalla sottocommissione, che viene appunto dettato al candidato, e il candidato nella materia, chiaramente nella materia di sua competenza che ha individuato nella domanda d'esame, dovrà procedere alla risoluzione della traccia in mezz'ora, e nella successiva mezz'ora dovrà procedere poi alla esposizione della traccia, prima di tutto in punto di diritto, diciamo così, e quindi illustrando gli istituti sottesi alla traccia, e sempre nell'arco della stessa seconda mezz'ora
fornire, a prestare la risoluzione del caso concreto, quindi sia in punto di diritto che in punto, per esempio, di strategia e di difesa processuale. Questo quanto alla prima prova, che è quella che ha presentato gli elementi sostanziali di novità. La seconda prova invece è rimasta quella tradizionale, quindi il tradizionale orale su sei materie, di cui una procedura scelta del candidato, la disciplina di diritto sostanziale opposta a quella che era stata individuata dal candidato per la prima prova, un numero di altre materie a scelta per un totale di sei, e in ultima sede la materia di deontologia professionale, che come sappiamo è obbligatoria e quindi è a scelta vincolata, diciamo così, una scelta vincolata. E diciamo appunto, come dicevo, le novità sostanziali hanno riguardato la prima prova d'esame, che a mio modesto parere, ma credo che sia più o meno il parere della globalità dei candidati e alla nuova modalità d'esame, credo che sia molto più meritocratica, perché diciamo la modalità tradizionale della prima prova fondamentalmente consisteva in questo tour de force di 3 giorni in cui vi era un compito scritto che poi finiva nel calderone dei compiti, che dovevano poi essere visionati, corretti dalla Corte d'Appello di competenza, e diciamo quindi in questo calderone non tutti i compiti potevano essere debitamente corretti, e quindi diciamo c'è una certa aleatorietà anche in questa prova, ma si è privilegiati dal punto di vista del confronto face to face del candidato con la commissione, e quindi si deve essere necessariamente valutati. Quindi da questo punto di vista c'è stato un netto passo avanti da questo punto di vista quanto alla prima prova, sperando che sia consolidata stabilmente nei prossimi anni. Fortunatamente, ecco, i candidati di quest'anno hanno avuto modo, ecco, di cimentarsi con questa modalità d'esame, che appunto ritengo, come molti, più meritocratica. Venendo invece adesso all'aspetto della preparazione, ecco, puoi dire a chi ci sta seguendo come in effetti si è strutturata la preparazione, quindi il corso che appunto hai seguito con noi, con il Centro Studi Piero Calamandrei? Sì, allora, per chi segue la pagina, diciamo la modalità in cui viene strutturato il corso da parte del Centro Studi Piero Calamandrei è ben nota, quindi vi è fondamentalmente la pubblicazione sulla pagina Facebook del Centro Studi Calamandrei di una traccia di civile e una traccia di diritto civile e una traccia di diritto penale a settimana, che poi sarà oggetto di risoluzione nella lezione che si tiene solitamente il sabato. Poi per esigenze di servizio può essere spostata, chiaramente, ma si tratta di una lezione fondamentalmente a settimana in cui appunto vi è la risoluzione della traccia. La risoluzione della traccia che, prima di tutto, chiaramente nell'ottica di una preparazione, di una formazione ampia e articolata, presuppone una attenta e analitica disamina degli istituti sottesi alla traccia, e si badi, non soltanto degli istituti direttamente funzionali alla risoluzione della traccia, sempre in punto di diritto e di spiegazione teorica, ma anche di istituti collegati a quell'oggetto di trattazione, che quindi poi consentono allo studente di avere un ampio spettro su una parte della disciplina della materia che diciamo più strettamente si ricollega a quell'oggetto di traccia. Faccio un esempio: ci può essere una traccia, come spesso capitava durante il corso, è capitata agli esami, sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. A questo punto, quindi, in sede di lezione, si passa alla disamina non solo e tanto della fattispecie di questa fattispecie di risoluzione, per risoluzione del contratto, ma alle varie fattispecie di risoluzione, nonché alle differenze, per esempio, con la disciplina della rescissione del contratto. E quindi già qui si dipana un ampio spettro su alcuni istituti caducatori del contratto di diritto civile. E quindi è interessante notare, diciamo, io per mia utilità personale, quando ho seguito il corso, dicevo, assieme ad una sbobinatura completa della lezione, anche una scaletta personale in cui riportavo per mia utilità personale
tutti gli istituti che erano stati trattati nelle varie lezioni, e è stato interessante notare come alla fine del corso fondamentalmente vi era una mappatura, praticamente una mappatura dell'intera materia di diritto civile che è stata quella scelta da me per la prima prova, o quantomeno degli argomenti più importanti, gli argomenti topici generalmente scelti in sede di esame dalle commissioni, e che quindi consentivano una grande preparazione non solo dal punto di vista appunto della teoria, ma anche strategica, funzionale, quindi a quelle che sono solitamente gli argomenti papabili in sede d'esame. Quindi ecco, una combinazione ben ponderata della scelta delle materie, degli istituti funzionali alle tracce, è stata proprio questa combinazione tra la strategicità, se così si può dire, degli istituti scelti, adottati dal corso per la risoluzione delle tracce, nonché anche poi l'ampiezza, come si incardinano tra di loro ai fini della spiegazione della trattazione di tutta la materia del diritto civile o del diritto penale, che dir si voglia. Infatti, una prima parte della lezione è deputata alla risoluzione della traccia di diritto civile, la seconda alla traccia di diritto penale, e così via, alternandosi nelle settimane successive, prima diritto penale, poi diritto civile, eccetera. Ma in che modo, in effetti, dal punto di vista tuo personale, perché questa è una domanda che io in effetti faccio sempre poi a chi porge e ecco, estende la sua testimonianza, a chi poi ci segue e ci ascolta, ma in che modo poi ti è stato utile il corso? Perché poi in effetti a ogni studente c'è sempre una utilità che diventa, come dire, personale, relativa. Nel tuo caso, come ti è stato utile? Allora, sì, faccio una piccola premessa in relazione appunto alle premesse che furono poste quando appunto mi iscrissi al corso, no? Furono molto chiari l'avvocato Torrese e l'avvocato Savarese, per cui nessuno ci può garantire di superare la prima prova, ma è certo che con la preparazione al passo col centro studi Piero Calamandrei si acquisisce una serenità diversa ai fini del superamento dell'esame d'avvocato e illo tempore della prima prova. E la premessa è stata assolutamente coerente con la mia esperienza personale. Infatti, devo dire che per quanto l'ansia da prestazione d'esame non si riesca mai a sopprimere completamente, questo è evidente, però mi sono ritrovato nel corso dei mesi di preparazione, del periodo di preparazione, a metabolizzare, ad affrontare l'esame con una serenità che non credo avrei potuto avere rispetto, devo essere sincero, rispetto a uno studio individuale, ma non tanto perché, insomma, vengo comunque da un'esperienza universitaria come tanti ho preparato esami individualmente, però ecco, a questo esame credo che ci si debba approcciare in maniera un po' diversa, chiaramente da uno studio di caratura universitaria, perché presuppone un allenamento con le tracce, però è anche vero, mi vorrei soffermare anche qui, un allenamento con le tracce che sia compenetrato con una forte preparazione teorica, che spesso, mi permetto di dire, e quindi rivolgendo in questa sede anche un grande complimento all'avvocato Torrese, ma è ampiamente meritato, una preparazione teorica che spesso non si ritrova nei manuali, per esempio nel mio caso di diritto civile. Io ricordo delle lezioni, per esempio penso ad una lezione sulla nullità del contratto, della causa del contratto per violazioni di norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Ci fu un'ampia spiegazione sulla natura, sulla portata di questi tre concetti, che io fondamentalmente non ho mai ritrovato in un libro di diritto civile, in un manuale di diritto civile, con buona pace di Schlesinger, Torrente, Gazzoni e compagnia. Ma non solo, anche per esempio per quanto riguarda la mia esperienza d'esame, la traccia che mi è stata sottoposta in sede d'esame riguardava fondamentalmente il patto fiduciario e una sentenza delle sezioni unite del patto fiduciario. Vabbè, magari mi ci posso soffermare un secondo momento, però ecco, sul patto fiduciario, mia esperienza personale,
nei manuali di diritto civile non ho mai trovato ampie digressioni, ampie spiegazioni molto articolate, proprio dal punto di vista teorico di stretto diritto. Mi ricordo la lezione dell'avvocato Torrese che fu ampiamente esaustiva, analitica e sviscerò l'argomento sotto prospettive che io non pensavo, mediante le quali non pensavo si potesse analizzare l'istituto. E fondamentalmente ho integrato in sede d'esame la spiegazione dell'istituto, praticamente riportando la spiegazione dell'avvocato Torrese con la spiegazione della dottoressa Chiarenza che in una serata di aggiornamenti giurisprudenziali trattò proprio la sentenza che fu oggetto della mia traccia. Quindi mi rifeci coprendo quasi tutta la mezz'ora a mia disposizione, 27 minuti di discussione. Non lo dico con tono autoreferenziale assolutamente, ma facendo chiaramente, insomma, rendendo merito al centro per essermi stato così di supporto dal punto di vista della preparazione. Mi rifeci praticamente alle spiegazioni dell'avvocato Torrise e della dottoressa Chiarenza. Coprì questi 27 minuti di spiegazione proprio con le spiegazioni che resero in una sede a lezione e nell'altra alla serata degli aggiornamenti giurisprudenziali. Quindi ecco, anche in questo senso ho trovato un ottimo complemento la rubrica di aggiornamenti giurisprudenziali rispetto appunto al format delle lezioni. Perché se le lezioni, assolutamente, come dicevo prima, coprono strategicamente la grandissima parte degli istituti della materia prescelta dallo studente, individuano gli istituti topici, quelli scelti maggiormente dalle sottocommissioni, è anche vero che talvolta in sede di trattazione di questi istituti può mancare, ecco, quell'ultimo arresto giurisprudenziale che poi viene debitamente trattato proprio allo spin-off degli aggiornamenti giurisprudenziali. Diciamo che si riesce ad apprezzare molto meglio anche il corso, che per l'amor di Dio strutturato perfettamente, a mezzo appunto degli aggiornamenti giurisprudenziali. Rifacendomi alla metafora degli spin-off che spesso adotta l'avvocato Torrese, si riesce meglio ad apprezzare Breaking Bad vedendo anche Better Call Saul. Quindi allo stesso modo anche qui si riesce ad apprezzare molto meglio il corso anche seguendo gli aggiornamenti giurisprudenziali. Diciamo che credo che la preparazione che mi ha dato il corso sia stata quantomeno determinante, anche in un'ottica di serenità e non solo proprio di formazione, ecco, dal punto di vista teorico. Grazie Ciro, io ti voglio fare un'ultima domanda e poi ti libero. Quali sono i consigli che dai a chi deve ancora affrontare l'esame e a chi ci sta ascoltando? Allora, diciamo che i consigli in questo senso si possono articolare sotto due fronti, due aspetti. Il primo, più che altro perché è un pochino il prius logico, non ci può essere una preparazione appunto che si sia sviluppata correttamente se a monte non c'è una serenità e una tranquillità di fondo, fondamentalmente. Quindi, diciamo che il mio primo consiglio è quello, in un certo senso, di lavorare sulla lucidità mentale, in un certo senso. Nel senso che è chiaro che, pur essendo questa modalità d'esame particolarmente meritocratica rispetto a quella passata, è chiaro che è tutto concentrato in un'ora e specificamente in una mezz'ora per individuare, per analizzare correttamente la traccia, individuare l'istituto sotteso alla traccia, quindi è tutto estremamente condensato in termini di tempo e ad un tempo più ridotto, chiaramente, probabilmente, lo dico anche per esperienza personale, corrisponde una dose d'ansia, forse, dico forse, maggiore. Ed è quello che, insomma, che ho constatato anche confrontandomi con colleghi, appunto, che hanno affrontato questa modalità d'esame. Allora, diciamo che è un po' controintuitivo il metodo che ho adottato io personalmente. Io ho iniziato a lavorare su me stesso dal punto di vista della tranquillità, dell'ansia, cercando di metabolizzare lo scenario peggiore, il worst case scenario, di cui in genere si parla, no? Quindi, per dirla alla napoletana, quando è buono buono vieni bocciato. Cioè, per dirla in maniera molto brutale. Ho cercato di metabolizzare, ecco, questo scenario perché così sapevo, ecco, che piuttosto che rifuggire continuamente un pensiero fonte d'ansia, ecco, magari metabolizzare una paura che
un esame in cui c'è sempre una certa dose di aleatorietà, potesse essere, ecco, potesse aiutarmi ad approcciarmi con una calma maggiore. Diciamo che così è stato, devo dire. E poi, ecco, a questo si aggiunge anche la preparazione fornita dal corso, fondamentalmente. E io, per parlare della mia esperienza personale, ripeto, per l'ultimo periodo prima dell'esame studiavo a casa, mi mettevo in sottofondo una playlist di Spotify di canzoni rilassanti, e quindi, ecco, mi ci sono approcciato piano piano con grande calma, e devo dire che anche al giorno dell'esame ci sono arrivato appunto con la debita serenità, presa comunque con le pinze. Poi, dal punto di vista invece più prettamente di preparazione tecnica, ecco, io posso dare un consiglio quantomeno per quanto riguarda il diritto civile, poi non posso darlo per il diritto penale, che non è stata appunto la materia che è oggetto di mia preparazione per la prima prova. Credo che la preparazione dell'esame della prima prova in particolare, sia per quanto riguarda il diritto civile, sia costituita per il 70% da preparazione teorica e per il 30% da esercizio sulle tracce. Ora, non sarà 70-30, sarà 65-35, ma siamo lì, credo che ci sia un forte sbilanciamento a favore appunto della preparazione teorica, perché per quanto secondo me ci si voglia esercitare con le tracce, al punto talvolta da coprire, da mappare completamente la globalità o la gran parte, la globalità sarebbe impossibile, la gran parte delle tracce che possono essere oggetto di esame, la cosa fondamentale è fare in quella seconda mezz'ora ampi ragionamenti dal punto di vista teorico, di stretto diritto, di conoscenza degli istituti. Quindi c'è una prima parte in quella seconda mezz'ora in cui ci si deve approcciare alla commissione, bisogna spiegare alla commissione, che per certi versi somiglia un po' all'esame universitario, in cui prima di apprestare la difesa, la risoluzione pratica del caso e la difesa eventualmente processuale, è necessario articolare degli ampi ragionamenti proprio sugli istituti. Ecco, mi sto ripetendo più volte sotto questo aspetto, ma credo che sia così. E quindi magari allenarsi a ripetizione sulle tracce credo che possa essere controproducente nel momento in cui non si vanno a consolidare le basi teoriche, e quindi magari in quella prima mezz'ora di esposizione si può essere un po' carenti. Ecco, io, per dire, all'inizio del mio periodo di preparazione alla prima prova cercavo un po' di esercitarmi a tappeto con varie tracce su vari argomenti, però fondamentalmente non avevo ancora ripetuto bene tutto il diritto civile, o meglio, tutto il diritto civile, la gran parte del diritto civile, e diciamo, ecco, ero carente proprio su quella prima parte di esposizione di quella mezz'ora, nel momento in cui provavo a esercitarmi. A un certo punto, anche in un confronto con l'avvocato Torrise via chat, dopo le consuete lezioni del sabato, ho detto, dandoci del tu in quella sede: guarda Raffaele, io in questo periodo prima dell'esame sto facendo soltanto la traccia settimanale che pubblicate sulla pagina, per lo più appunto ripeto dalle lezioni, dalla sbobina che faccio delle vostre lezioni e appunto dal manuale che utilizzo appunto come supporto. E diciamo, lui ha avallato questo metodo, lo ha avallato. Io francamente mi sono trovato bene, non posso dire altro, mi sono trovato benissimo, proprio perché, ecco, posso dirlo con certezza quanto al diritto civile, non quanto al diritto penale. Da questo punto di vista non so darvi un consiglio in merito, però quanto al diritto civile, ecco, credo che la preparazione sia fortemente sbilanciata a favore della preparazione teorica. Poi certo ci vuole il parere, perché poi è su quello, l'esercizio sulla traccia, perché è su quello che si svolge l'esame, però ecco, io non abbonderei, ecco, con l'esercizio sulle tracce. Credo che basti, per chi è iscritto al corso, l'esercizio settimanale sulla traccia, almeno per quanto riguarda il diritto civile. Grazie Ciro, leggo anche qualche commento. Giovanna che scrive: l'avvocato Torrese quando spiega ti strega, è fantastico, è assolutamente confermo. Complimenti poi da parte di Rossella, complimenti avvocato Pepe, e considera della tranquillità dal punto di vista mentale, sembra scontato ma non lo è, ed è vero. Ancora Giovanna: aggiornamenti giurisprudenziali sono praticamente vitali e gli avvocati che spiegano sono davvero molto competenti. Assolutamente non posso darti per niente
torto, ma anzi completamente e pienamente ragione. Detto questo, io ringrazio ancora l'avvocato, ormai appunto avvocato, Ciro Pepe, nostra ulteriore soddisfazione e gioia per aver dato appunto la sua testimonianza concreta a chi insomma ci ha ascoltato e a chi ci ascolterà anche in differita. E io vi rimando davvero tra pochissimo, tra un'ora, a riconnettervi qui sulla pagina Facebook per la puntata della nostra rubrica aggiornamenti giurisprudenziali, diritto civile e diritto penale, come appunto ricordava l'avvocato Ciro Pepe, spin-off del corso esame avvocato e quindi molto importante da seguire. Grazie ancora a tutti e a tra pochissimo. Grazie, grazie per l'invito, è stato un piacere, buonasera a tutti.